Buongiorno. Allora, andiamo a commentare questa bella vittoria di Cittadella, nella quale avete fatto la partita dal primo marchese, questo che siamo di una ferma condizione di poter guardare il risultato di niente. Sì, come ci sta capitando già da diverso tempo, noi abbiamo sbagliato pochissime partite quest'anno, abbiamo sempre giocato un ottimo calcio. E questo è il nostro obiettivo, giocare bene e fare punti. E a Cittadella abbiamo fatto un'altra ottima partita e per fortuna sono arrivati anche 3 punti. Allora, facevo caso che le ultime 2 partite che hai giocato sono state 2 vittorie esterne, no? Quindi porti anche fortuna, sì. Possiamo dirlo. È andata bene, le ultime 2 che ho giocato ho fatto 6 punti, è andata bene. In un ruolo che possiamo definire non tuo, anche se magari in passato qualche volta l'avevi fatto. No, in passato da partite ufficiali non l'avevo mai fatto il centrale, più allenamenti, magari anche difesa a 3. A 4 l'avevo fatto, mi sto allenando, pare che adesso più di un mese che faccio il centrale in allenamento, però in partita ufficiale era la prima volta. Bene, ti fa onore ancora di più perché la prestazione è stata sicuramente positiva. Sì, sono contento della prestazione. C'è stato qualche momento, anche e soprattutto verso dicembre, quando si avvicinava al mercato, in cui hai pensato forse dovrei avere più spazio da qualche altra squadra? No, nel mercato non voglio parlare, è passato. Io sono concentrato per il Verona. Mi trovo molto bene in questa squadra, in questo gruppo, in questa città, quindi non pensavo assolutamente al mercato. Differenze da centrale o da esterno? Cosa ti hanno insegnato che non sapevi fare? La differenza è che in questa partita ho corso molto meno, perché abbiamo sempre giocato noi la palla, l'abbiamo avuta sempre noi, quindi i terzini in questa partita dovevano spingere, invece i centrali hanno, tra virgolette, corso poco. Io posso di più. E quando hai provato nei giorni scorsi, diciamo, prima provavi con terzi a fianco, con Ligi, non è cambiato nulla? Sì, io provavo con terzi, con Ligi, con Gianni, con tutti i centrali, con Elio prima che si facesse male. Claudio ha una grandissima esperienza, la carriera parla per lui, però anche con gli altri mi trovavo bene, anzi Ligi mi ha aiutato tanto a Cittadella. Senti, ti porto un po' su un argomento diverso. Ci sono state le parole di De Laurentiis sul Frosinone, insomma, che è una piazza che tu hai frequentato tra l'altro con Mister Marino. Insomma, cosa ne pensi per chi è un protagonista del calcio di provincia? Chiaramente non lo uso in termine dispregiativo, visto che insomma, siamo tutti qua. Sentire una cosa del genere, insomma, come se qualcuno arriva da una zona, da una città meno grande a poter giocare con i grandi, si dovesse in qualche modo sentire un miracolato, ecco, e non il frutto del proprio sudore. Diciamo che io non ho letto bene le parole di De Laurentiis, cioè ho visto forse qualche titolo, ma forse ha perso un'occasione per stare zitto, nel senso che il calcio non è fatto solo di grandi squadre, di grandi piazze, anzi, forse quando una piccola piazza fa un'impresa, siamo tutti felici, vedi il Leicester in Inghilterra, quindi non mi trovo assolutamente d'accordo con le parole di De Laurentiis, tutto qui. Senti, rispetto a quell'anno a Frosinone con Mister Marino, chiaramente probabilmente era più forte quella rosa, quantomeno aveva più esperienza, ecco. Ritrovi lo stesso spirito? C'è qualcosa nel gioco di Marino che ti pare di poter rivedere, insomma, poi? E le rose erano diverse e poi giocavamo anche con un sistema diverso. A Frosinone giocavamo la prima metà 4-4-2 e poi il giro di ritorno ci siamo messi 3-5-2, quindi il modulo è diverso. Poi le squadre, gli Frosinone erano arrivati secondi a pari punti, però devo dire che questa squadra forse gioca anche meglio. Però poi alla fine contano i risultati. A Frosinone abbiamo raggiunto un ottimo risultato, qui bisogna vedere, però sono molto fiducioso.
Ultima domanda, ma credi che insomma il ruolo di centrale possa essere anche in futuro, visto che comunque hai ancora tanti anni di carriera davanti, come dire, il ruolo di Roberto, la seconda vita di Roberto Crivello, insomma, cioè ti ci trovi, ti senti fisicamente e mentalmente adeguato? Sì, già è una cosa che ne parlavo con i miei ex compagni di Frosinone, però più con una difesa a tre potrebbe essere il mio ruolo futuro, però è un ruolo che mi piace perché comunque forse si adattano anche le mie caratteristiche per questo ruolo, quindi no, non si sa mai per il futuro. Ti prepara già alla vecchiaia, tra virgolette, sì. No? Perché hai detto che si corre di meno da centrale. Sì. Dice, magari lì qualche annetto in più lo faccio. Qualche annetto in più lo faccio. Senti, io invece volevo cogliere l'occasione per parlare del Verona, che saranno i vostri prossimi avversari. Cosa ti aspetti e cosa vi aspettate da loro? Ci aspettiamo una partita difficilissima, perché loro non stanno attraversando un buon momento, però sappiamo la forza del Verona, quindi bisogna stare attenti, prepareremo la partita come abbiamo sempre fatto, sperando di portare a casa i 3 punti, perché in casa il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Ecco, si parla tanto di non avere le pressioni, no? Perché giustamente non è che siamo partiti per vincere il campionato, c'erano altre squadre magari che, a giusta ragione, anche per i soldi spesi magari ambivano, no? Ecco, però quando cominci a essere lassù poi insomma a tutti piace vincere, quindi credo che anche voi punterete a fare il massimo, ovviamente. Sì, è normale, noi quando noi daremo il massimo per ogni partita, poi comunque adesso è troppo presto, ad aprile già si vedrà dove sarà lo Spezia e cosa potremo fare, ancora è presto, noi tutte le partite le vorremmo vincere, quindi non guardiamo tanto la classifica, noi pensiamo al Verona e poi le altre si inizieranno partita dopo partita. Qual è secondo te il segreto vostro al di là dell'unione di gruppo, non lo so, a livello tecnico, cioè secondo te? Cioè, cos'è che vi contraddistingue? Perché state veramente giocando molto meglio della media della Serie B, insomma. Noi sicuramente giochiamo un ottimo calcio, sfruttiamo bene i nostri estremi offensivi che sono veramente forti, giochiamo bene da dietro, sfruttiamo questo, che comunque siamo uniti, è un gruppo, sembrano frasi fatte, ma veramente questo è un gruppo unito. Quello che ha giocato meno è il migliore in allenamento. Io faccio due esempi: De Francesco e Acampora non hanno, magari hanno giocato meno rispetto agli altri, ma sono sempre migliori in allenamento. Quindi questo anche per me è uno stimolo in più per allenarmi bene. Quindi quando ci alleniamo tutti bene, per il mister anche è più facile scegliere la formazione. Certo che non si gioca bene senza avere qualità, quindi sicuramente c'è gioventù, ma c'è anche qualità in questa squadra. La qualità ci vuole sempre. Ma lo stanno dimostrando i vari Bidawi, Pierini, tutti gli attaccanti, Ogereke, Giasi. Cioè, poi io ho un debole per Giasi, per me Giasi è fortissimo, anche se non sta, forse non ha sfruttato ancora tutto il suo potenziale, però lì davanti siamo veramente forti. Magari la sua umiltà anche nell'aiutare la squadra, questo è importante. Giasi è un ragazzo molto intelligente, aiuta tanto a livello in fase difensiva e poi anche sfrutta le sue qualità in fase offensiva. Invece gli ultimi arrivati, da Cruz, Ligi, sembra che si siano inseriti molto bene. Sì, sì, sicuramente, subito, bravi ragazzi, Ligi si è fatto trovare subito pronto, non aveva giocato da tanto, però ha fatto subito bene, anche da Cruz, poi non sono certo io a dire che giocatore è, ha fatto vedere quando le volte che è entrato che può spaccare la partita in due. Domenica c'è questa gara importante, ne parlavi già prima, dove probabilmente vi seguirà anche un numero di tifosi superiore, almeno noi ce lo auguriamo, perché insomma vi meritate anche un seguito maggiore, al di là del fatto che chi viene dà sempre il massimo per appoggiarvi. Ce lo auguriamo anche noi, perché abbiamo visto che già vengono un po' più di persone allo stadio, stiamo facendo molto bene, io dico sempre che il pubblico deve essere il 12° uomo, questo stadio poi se è pieno fa la differenza, quindi speriamo di avere più tifosi in casa per il resto della stagione. Grazie. Prego.